È certamente una domenica più serena quella che stiamo vivendo oggi dopo la vittoria del Milan per 5-1 contro la Sampdoria. Una domenica più serena solamente per il fatto che il Milan è tornato a vincere e non lo faceva da molto tempo. Aveva perso contro l'Inter in Champions all'andata, contro lo Spezia, contro l'Inter al ritorno. Erano almeno tre partite che il Milan non gustava più la sensazione della vittoria. Lo ha fatto bene ieri contro la Samp. Ho letto i vostri commenti, molti dicono sì, ma la Samp è una squadra già retrocessa, una squadra Serie B, era normale vincere, non ci vedo nulla di strano, ed è vero, ma non ci dimentichiamo che questo Milan ha perso punti contro l'Empoli, contro lo Spezia, contro la Salernitana, contro la Cremonese retrocessa sia all'andata che al ritorno. Quindi quando c'è il Milan non è niente di scontato, ragazzi, non c'è nulla di scontato. Quindi era importante vincere ed è stato giusto farlo, bene anche con i 5 gol. Ora il Milan prepara la partita importantissima e delicatissima contro la Juventus, perché da lì si capirà tanto. Diciamo che può essere individuato come lo snodo cruciale di questo finale di stagione del Milan, che deve necessariamente andare in Champions League, perché in base anche al budget che otterrà dalla Champions, quindi questi 50 milioni in più se va in Champions o in meno se non va in Europa, nell'Europa dei grandi intendo, cambia anche il calciomercato. Per quanto riguarda il calciomercato, si comincia a lavorare a un'ipotesi molto importante di cui ne parleremo in questo video. Ma prima di affrontare il mercato in entrata o quelle che sono poi le mosse o le idee che ha il Milan per quanto riguarda il mercato in entrata, vorrei segnalare delle proposte e delle offerte che sono arrivate sia alla dirigenza, ma soprattutto in particolar modo dei sondaggi che sono arrivati ai giocatori, agli intermediari, ai procuratori di Divock Origi, soprattutto dall'estero. Parliamo dunque dell'attaccante belga che al suo primo anno con la maglia del Milan ha deluso molto. Pensate che ha saltato anche l'ultima partita, quella contro la Sampdoria, per infortunio, per un problema, e non riesce proprio a trovare continuità. Tra l'altro contro la Samp mancavano Rebic, Origi, Branks, Bennacer, Ibrahimovic e Florenzi, sei giocatori assenti. Di questi sei c'era anche Divock Origi, che ribadisco doveva fare sicuramente di più. Non c'è molta diciamo che la dirigenza milanista, Maldini e Massara, si aspettava molto di più dal giocatore proveniente dal Liverpool, e questo suo primo anno si può dire un anno negativo, senza essere poi smentiti dai fatti, perché mancano le ultime due partite. Anche se dovesse fare due ultime super partite, sarebbero comunque poche rispetto a quello che uno si immaginava a inizio stagione quando era stato acquistato. Tra l'altro parliamo di un giocatore che ha innanzitutto un passato importante, perché arriva dal Liverpool, ha giocato partite di un certo rilievo, quindi ci si aspettava davvero molto da un elemento che arriva da una squadra dove aveva lì davanti nel reparto offensivo Firmino, Salah, Mané. Insomma, lui ha giocato con grandi giocatori, è arrivato al Milan ed è arrivato già infortunato. Secondo me questo infortunio ha inciso in maniera clamorosa sul rendimento di Origi, al punto che poi lui ha dovuto sempre rincorrere, trascinarsi dietro. Parliamo di proposte e offerte che sono arrivate a Origi, non solo dalla Turchia, come si è letto in queste ore, perché piace ad alcuni club turchi, come ad esempio il Galatasaray, la squadra dove milita Icardi, lo stesso Zaniolo, ma lui piace a club di Premier League. Infatti potrebbe tornare in Premier League perché interessa ad alcune squadre che militano nel campionato inglese. Non parliamo di City,
lo stesso Liverpool, Chelsea, United, Tottenham, ma parliamo di squadre di un gradino più basse, parliamo di squadre che lottano ogni anno, insomma, per rimanere in Premier League, hanno avuto comunque alti e bassi. Parliamo del West Ham e dell'Aston Villa nello specifico. Ci sarebbe probabilmente anche il Leeds su Divock Origi, ma da quello che abbiamo capito, da quello che ci risulta, il West Ham e l'Aston Villa sono le squadre un po' più determinate, ecco, a chiedere informazioni al Milan per Origi. Quale sarebbe il problema? Che Origi guadagna 4 milioni di euro netti a stagione, e dunque con 4 milioni di euro non sarebbe neanche ecco, facile far partire Origi, però arrivano squadre inglesi dove i soldi li hanno grande budget, quindi attenzione, perché potrebbe uscire dal Milan, potrebbe partire dal Milan anche dopo solamente un anno di militanza l'attaccante belga. Ci aspettavamo tutti di più, anche compreso la dirigenza. Se il Milan dovesse riuscire a piazzare Origi, potrebbe così andare ad affondare il colpo su un altro attaccante, probabilmente un attaccante giovane, perché per quanto riguarda l'attaccante esperto, secondo me dipende molto anche da Ibrahimovic. Ce ne potrebbero arrivare due, uno più esperto per sostituire Ibra e uno più giovane proprio per andare a prendere il posto di Origi. E veniamo poi al nome del giocatore che il Milan in questo momento sta trattando per cercare di acquistarlo. E si tratta di Brahim Diaz. Lo abbiamo detto anche nel video di questa mattina. Se andate a vedere il video di questa mattina, ore 10, abbiamo detto: bisogna acquistarlo oppure no? Qual è il vostro punto di vista? Esprimete il vostro punto di vista. Io dico la mia. Brahim non è un giocatore che mi fa impazzire, non è un giocatore che diciamo inserirei in un Milan dei titolari. È un giocatore che probabilmente potrebbe far parte, ecco, di una rosa ampia, ma è il classico elemento da sfruttare in corso d'opera, a partita già iniziata. È un elemento molto importante da utilizzare, per esempio, negli ultimi 10 minuti, anzi, nell'ultima mezz'ora. Ecco, nell'ultima mezz'ora, nel secondo tempo, quando le marcature cominciano a rallentare, quando c'è meno pressione, entra Brahim con i suoi guizzi, può essere molto importante. Ma non lo ritengo il trequartista adatto per questo Milan nel 4-2-3-1 di Pioli dal primo minuto. Tant'è vero che a parità di cose tra Brahim e Kamada, per esempio, io credo che il Milan faccia molto meglio a prendere Kamada, però queste sono le strategie del club. Il Milan vorrebbe Brahim, arriverebbe ad offrire quasi una ventina di milioni per Brahim Diaz, e da capire se però per il Real Madrid questa cifra è congrua, questa cifra è giusta, perché il Real Madrid potrebbe anche dire: no, mi riprendo Brahim e me lo rivendo poi ad altre squadre a 25-30 milioni. Il Milan a quella cifra non ci arriva. Il Milan arriva massimo a 20 milioni. Se può risparmiare qualcosa rispetto ai 20, anche meglio. Quindi 15, 17, 18 sarebbe perfetto. Il problema è che ha già capito che a quella cifra lì Brahim non lo prende. A quella cifra lì Brahim non riesce a portarlo a casa. So che molti tifosi non stravedono per il giocatore nativo di Malaga, quindi per lo spagnolo, però queste sono le strategie del club. Una delle prime mosse del Milan è proprio quella di andare a prendere definitivamente Brahim Diaz, come abbiamo anche detto nel video di questa mattina alle 10. E poi attenzione a Loftus-Cheek e Kamada, perché sono due trattative concrete che il Milan sta portando avanti. Vi abbiamo detto anche delle offerte, delle proposte che stanno arrivando a Origi, e dunque il Milan che sta chiudendo la stagione con le ultime due partite di campionato, ma guarda anche al calciomercato, perché bisogna ripartire con un mercato forte, con una squadra pronta e con un Milan all'altezza della situazione, per non rivivere le stesse ansie di questo campionato nel finale, dove il Milan si deve ancora conquistare praticamente ufficialmente la presenza nella prossima Champions League.